prima di passare la parola a Roberto, mi scuso perché è un piccolo. Dobbiamo salutare che ci seguono in diretta streaming, mi sono scordato prima, gli amici del Meetup di Parigi, di Londra e di Roma che stanno seguendo. Dopo faranno alcuna domanda online. Mi scuso se non li ho salutati prima. Poi dopo Federico ci parlerai anche dei tagli, dei costi e dei stipendi. Vabbè. No, ne cito una perché è bellissima, perché poi mi prendono anche in giro sul discorso della bicicletta, che noi andiamo in bicicletta. Quindi, allora, questo è un dato, perché poi i tagli si fanno mano a mano che si affrontano gli sprechi, che all'interno di un comune grande sono tanti. Allora, l'anno scorso la spesa, cioè gli anni passati, la spesa per il trasporto degli amministratori, quantomeno per il sindaco e le maggiori cariche del comune, era di 250.000 euro all'anno, tra macchine ibride Mercedes 8.000 e autisti dedicati 24 ore al giorno a qualsiasi tipo di trasporto. La nostra spesa per l'anno prossimo sarà di 10.000 euro, che è l'affitto del noleggio della macchina che non è del comune, ed un impegno di 10.000 euro, che quindi sarà a consumo in eventuali viaggi lunghi per cui serve l'autista. Quindi da 250.000 euro a 20.000 euro massimi, no? Perché poi è stato detto, anche qua travisando, no? La gestione commissariale ci ha lasciato il fondo a zero per quanto riguarda i rimborsi spese, se si prende il treno, se si va con la propria macchina magari a Bologna, perché noi ci spostiamo da soli, no? Senza l'autista, che non è necessario, insomma riesco a guidare, ma anche con l'auricolare parlando, dico. Quindi molto importante questa cosa del fare attenzione a quello che sono le spese veramente inutili e i privilegi. Abbiamo tagliato, tornando al teatro, tutti i biglietti, che tra l'altro io sono il presidente del teatro anche volendo, tutti i biglietti che venivano dati agli assessori e a tutti i consiglieri comunali. Cioè sono, sembra poco, ma sono migliaia di euro che contano sul bilancio del teatro in questo caso, perché poi le prime, che sono le più costose, sono sempre quelle più frequentate, perché bisogna farsi vedere. Quindi se si ama il teatro della propria città, si paga e lo si va a vedere. Dunque, il mio primo giorno in consiglio comunale, il mio primo giorno quando sono entrato in comune, nella scrivania del sindaco non c'era un computer. Il giorno successivo il computer è entrato. Questo è per far capire la realtà di Sarego, la realtà di un comune di 6.700 abitanti che diciamo parte molto indietro per quanto riguarda quello che è l'informatizzazione, che è uno dei nostri cavalli di battaglia, ecco. Per esempio l'amministrazione precedente, solo per farvi un esempio, le mail che arrivavano sulla posta del comune se le faceva stampare tutte quante, centinaia di mail, e poi venivano sottoposte alla visione del sindaco cartacea, ecco. Questo è il primo esempio per farvi capire, insomma, quella che è la realtà che abbiamo trovato, una realtà che noi abbiamo cercato di affrontare. Per esempio, sicuramente adesso tutto quello che arriva per email non viene assolutamente stampato, e abbiamo quindi sicuramente avuto dei risparmi per quanto riguarda quella che è la cancelleria, la carta consumata del comune. Noi non abbiamo, è una realtà piccola, quindi spese di rappresentanza, macchine non ne abbiamo. Io vado in bicicletta, anch'io vado in bicicletta, quindi cerco di dare l'esempio a tutti quanti. Il nostro comune non è ancora molto sviluppato come piste ciclabili, però è uno dei progetti su cui abbiamo anche stanziato dei soldi, e quindi io penso che l'esempio che vogliamo dare è quello di un'amministrazione come l'abbiamo dato durante la campagna elettorale, un'amministrazione che può funzionare con meno, con pochi soldi, ma con tante idee. Uno dei primi progetti che abbiamo portato a casa è il progetto che riguarda la comunicazione con i cittadini. Mancava una pagina Facebook, mancava un account Twitter, mancava un canale YouTube, mancava quella che era appunto la comunicazione informatica. Li abbiamo creati,
Non è stato facile, perché anche queste cose che sembrano semplici, che magari uno a casa le può fare nel giro di un paio d'ore, nel momento in cui si devono mettere in piedi delle cose di tipo istituzionale, le cose non sono poi così facili magari come uno può vedere dall'esterno, e quindi anche in questi casi molto semplici si sono dovute per esempio fare delle delibere semplicemente per utilizzare il logo del comune per farlo apparire su un sito web, ecco. Quindi le difficoltà che abbiamo incontrato riguardano appunto quella che è la famosa burocrazia dei comuni. Le cose che si hanno in mente, serve molto impegno, serve tempo e determinazione per renderle effettive. Anche noi cerchiamo di non fare proclami, ma di annunciare solo quello che abbiamo effettivamente realizzato. Questo è il nostro modo di intendere appunto la politica. Noi i progetti che stiamo portando avanti in questo periodo sono il progetto di un wifi libero nelle piazze del nostro comune. Stiamo portando avanti un progetto per quel riguarda le casette dell'acqua, cioè appunto dei distributori di acqua su cui poi i cittadini possono andare a rifornirsi, e questo dovrebbe contribuire a diminuire quello che è il rifiuto, la bottiglia di plastica. Stiamo puntando molto sull'ambiente, quindi oltre alle piste ciclabili, oltre alle colonie d'acqua, stiamo anche molto attenti al tema dei rifiuti. Il nostro comune, per quanto riguarda i rifiuti, è un comune messo abbastanza bene, fortunatamente. Le ultime cifre quest'anno per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata si aggirano addirittura all'80%, quindi sicuramente è un buon punto di partenza. Da noi c'è la raccolta porta a porta, ma questo non ci basta, vogliamo fare di più, vogliamo arrivare a oltre il 90%. Abbiamo fatto un incontro con Ezio Ortes di Ponte delle Alpi, il comune diciamo più virtuoso d'Italia per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, per fare un incontro, per capire un po' qual è la sua esperienza e per farci anche dare dei suggerimenti su come migliorare. E da questo incontro è partita l'idea che abbiamo proposto alla ditta che ci gestisce i rifiuti di far partire la tariffa puntuale per quanto riguarda il rifiuto secco, quindi far pagare a seconda di quanto uno conferisce per quanto riguarda il rifiuto. Questo dovrebbe essere un punto che ci dovrebbe permettere di aumentare ancora di più quella che è la percentuale di raccolta differenziata. Ecco, la difficoltà più grande è stata la redazione del bilancio. Abbiamo dovuto subito, dopo poche settimane, decidere quali dovevano essere le opere, le grandi, diciamo grandi, sempre riferite al nostro ambito, opere da fare nei prossimi 3 anni. È stato difficile per 2 motivi. Il primo riguardava la decisione appunto delle tariffe da applicare all'IMU e anche per l'addizionale IRPEF. Quest'anno è un anno difficile, è un anno ancora più difficile per i cittadini, perché con l'IMU l'esborso che si richiede alle persone è molto più alto degli anni precedenti. In questo caso abbiamo appunto avuto la difficoltà di non dover chiedere tanto ai cittadini, perché il nostro obiettivo appunto è quello di stare con i cittadini, di capirli, e sappiamo benissimo quali sono appunto le difficoltà. Per questo abbiamo cercato di ridurre il più possibile quelli che erano i costi nel tempo che ci permetteva. Abbiamo ridotto circa di un 3% quelli che erano i costi preventivati rispetto all'anno precedente. Abbiamo
effettuato una detrazione per quanto riguarda l'addizionale IRPEF per le fasce di reddito più basse, cosa che non c'era precedentemente, e abbiamo cercato di tutelare le fasce più deboli. Per la prima casa abbiamo lasciato la tariffa al minimo. Ecco, per quanto riguarda invece le opere, abbiamo dovuto fare i conti con la realtà e vedere che appunto con il patto di stabilità, questo macigno che ormai tutti conosciamo perché è il cappio al collo che hanno i comuni, per cui non possono spendere anche se hanno i soldi in cassa, e ecco, per questo motivo le opere che erano state promesse già dalla precedente amministrazione e date per fatte, facendo un po' i conti nel bilancio abbiamo visto che le possibilità non c'erano, e quindi abbiamo avuto anche la forza di non promettere un qualcosa che non era possibile fare, e parlare ai cittadini dicendo quali erano le possibilità, e cercando, in alcuni casi noi abbiamo un progetto che è la costruzione di un nuovo asilo, cercando un progetto che non sia costoso come era stato quello preventivato, ma che sia un progetto più adatto e che faccia soprattutto anche risparmiare i cittadini, non guardando ai campanilismi che purtroppo ci sono. E ecco, insomma, questo è stata la nostra esperienza, e di idee ne abbiamo tante. Ci vuole tempo per portarle avanti, perché appunto c'è un problema di risorse, e però l'importante secondo noi è parlare ai cittadini, come ho detto prima, comunicare, ed è quello che faremo. Abbiamo già fatto un incontro con i cittadini per un po' spiegare qual è la situazione del nostro comune, ed è nostra intenzione continuare di questo passo facendo altri incontri, e non dimenticando anche poi la comunicazione informatica. Abbiamo fatto e faremo dei video informativi per comunicare appunto quello che sta succedendo nell'amministrazione comunale, per portare il comune a casa del cittadino, e quindi in questa maniera, insomma, vogliamo comunicare e trasmettere ai cittadini quelle che sono appunto le problematiche, le difficoltà del nostro comune. Grazie Roberto.